In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Un saluto ai confratelli preti che sono qui a celebrare questa liturgia del Giovedì Santo insieme, in questo giorno in cui Gesù ha istituito anche il sacramento del sacerdozio. E un saluto a tutti coloro che attraverso la televisione in streaming seguono questa celebrazione e partecipano con l'ascolto attento, con la famiglia possibilmente riunita per vivere insieme questo momento particolare all'inizio del Triduo Pasquale. Prepariamoci a questa celebrazione riconoscendo i nostri peccati e affidandoci al perdono di Dio. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria.
suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Al libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vivrete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non siete tutti puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Proviamo a vivere questa celebrazione di stasera, la notte dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, come un segno di speranza. È l'inizio del Triduo Pasquale. Una festa, quella che celebriamo stasera, nell'atmosfera dolorosa delle ultime ore di Gesù. Però una festa. È l'inizio della Pasqua. Il primo messaggio che voglio cogliere da questa celebrazione è proprio questo, che la Pasqua è
l'inizio di una fase storia della storia, di una fase nuova della storia. È un inizio. La Pasqua non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. È bello pensare a questo anche in questo tempo particolare dell'epidemia che noi stiamo vivendo. Vivere la Pasqua come un segno di speranza. Fu la fine di un'esperienza, l'inizio di un'esperienza nuova per il popolo di Israele che era schiavo in Egitto e iniziò il suo cammino verso la libertà fino ad arrivare alla terra promessa. Fu la conclusione, l'inizio per la vita di Gesù, che chiuse la sua vita terrena e iniziò la sua presenza di Gesù risorto nella storia del mondo. Ricordiamoci tutti che la Pasqua, la risurrezione di Gesù, è avvenuta alla fine della notte, all'alba del primo giorno della settimana. E il Cenacolo, il luogo dove sono accaduti gli avvenimenti che noi celebriamo stasera, è il luogo da cui è partita la Chiesa, la comunità cristiana, dove lì ha ricevuto i grandi doni, l'Eucaristia, il sacerdozio, il comandamento dell'amore, la promessa del dono dello Spirito. E l'altra parola che ci accompagna davvero in questa celebrazione è quella che abbiamo sentito dall'Apostolo Paolo: fate questo in memoria di me. È una parola di Gesù che ripetiamo sempre quando celebriamo l'Eucaristia: fate questo in memoria di me. E noi lo facciamo sempre in memoria di Gesù, che vuol dire non solo il ricordo di Gesù, ma per renderlo presente nella nostra vita. E sappiamo per questo quanto è importante l'Eucaristia nella vita della Chiesa. In memoria di me, per ricordarvi di me, per rendere presente la mia persona nella vostra storia, fate questo. È quello che noi faremo di nuovo fra poco su questo altare. Ma è anche quello che tutti possiamo fare, perché Gesù ha fatto un'altra cosa perché noi potessimo fare qualcosa per renderlo presente, ed è quello di lavarsi i piedi gli uni gli altri. Il Maestro lavò i piedi dei discepoli e disse alla fine: come ho fatto io, fate anche voi. Perché la Pasqua è possibile come inizio di una storia nuova se entra nel circuito della nostra vita e della nostra storia quell'amore di cui Gesù è stato modello, fonte, origine, testimonianza. Tutta la celebrazione della Pasqua è una celebrazione dell'amore di Dio. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. In memoria di Gesù facciamo questo. Celebriamo l'Eucaristia in memoria di Gesù per renderlo presente. Mettiamoci al servizio gli uni degli altri. In questi giorni abbiamo delle testimonianze davvero straordinarie di servizio e di amore che sono il segno che la presenza di Gesù è vera ed è reale anche nella nostra storia in questo tempo così difficile e così particolare. Noi come cristiani siamo chiamati ad essere al servizio gli uni degli altri per portare nel mondo quella luce della Pasqua che ancora, è vero, è all'alba, ma è il cammino per un nuovo giorno nella speranza di una vita nuova. Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore, nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Siamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Vescovo, i sacerdoti, perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile, dono senza limiti a te che sei presente nei tuoi fratelli e sorelle
noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Il popolo cristiano, perché in te che lavi i piedi agli apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri il calice, sappia riconoscere grandi segni della tua misericordia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Della Chiesa, perché questo memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che ha innalzato nella tua preghiera sacerdotale al Padre, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Le persone prigioniere della violenza, per tutti gli invitati mancanti al banchetto della fraternità, perché sentano che soprattutto per loro hai pregato e ti sei offerto al Padre come agnello innocente e mansueto, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti noi che condividiamo il pane della mensa eucaristica e lo vorremmo condividere, perché siamo disponibili a condividere i valori e i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le famiglie, per coloro che ascoltano la Santa Messa della televisione, benedici, Signore, il nostro pane quotidiano. Tu che sei stato pane di vita ed hai scelto questo segno di condivisione, benedici le famiglie una ad una, dona la pace e il coraggio di guardare con fede ad ogni opera di bene. Ti sei fatto pane, perché diventiamo pane buono anche noi. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo, quasi con parole di silenzio, per tutti coloro che sono ammalati, per coloro che curano i malati, per coloro che aiutano chi è nella difficoltà, per tutti quanti. Proviamo l'esperienza dolorosa di questo tempo. Dona ad ognuno un supplemento di amore, di speranza e di fede. Dona la guarigione fino al miracolo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, in quest'ora suprema in cui ci chiami come amici a mangiare la Pasqua con te, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Anche se non facciamo la lavanda dei piedi, un gesto singolare che sorprese gli stessi apostoli quando Gesù volle proporlo, ma che ci fa capire il vero senso dell'Eucaristia, siamo invitati anche noi a compiere gesti analoghi all'interno delle nostre famiglie, perdonandoci a vicenda e mettendoci a servizio gli uni degli altri nell'amore di Cristo che ha dato la sua vita per noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa,
Concedi a noi, tuoi fedeli, o Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne e a te per primo si offrì vittima di giustizia e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. In questa notte in cui fu tradito, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio dei Vescovi, tutto il clero, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci uniamo spiritualmente alla comunione al Santissimo Sacramento attraverso questa preghiera. Signore, credo che sei veramente presente nell'Eucaristia. Ti amo sopra ogni cosa
e desidero che tu entri nella mia vita. Poiché ora non posso partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia, vieni spiritualmente nel mio cuore e donami la grazia di fare esperienza della tua presenza, della tua consolazione e del tuo amore. Il pane consacrato in questa cena del Signore verrà ora portato all'altare della reposizione e qui conservato per la comunione di domani. Prima di darci appuntamento per la celebrazione di domani sera, ringraziamo il Figlio chiedendo lo Spirito Santo. Gustiamo così il dono dell'Eucaristia, che è la presenza e la forza viva di Dio in mezzo a noi. Preghiamo, Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del Tuo Figlio. Accoglici come Tuoi commensali al banchetto glorioso del Cielo, per Cristo nostro Signore.